Siete pronti? Sotto le coperte e mettetevi comodi sul vostro cuscino. Io sono Luigina e questo è Fila a Nanna, la tua storia per la buonanotte. La fiaba di questa sera è stata raccontata nell'entroterra palermitano e si trova tra le fiabe popolari raccolte da Italo Calvino. Tutti noi spesso rivolgiamo lo sguardo ad un orologio, o lo teniamo appeso al muro, o al polso, o nel telefonino. Lo guardiamo per sapere che ora è. L'orologio di cui vi parlo è un orologio veramente particolare. Si conta e si racconta a lor signori che c'era un barbiere e questo barbiere aveva un orologio che era secoli e secoli che camminava senza che nessuno gli desse la corda e non si fermava mai, non si stancava mai e non sgarrava mai l'ora di un minuto. Il barbiere gli aveva dato la corda una volta sola e da allora in poi tic e tac, tic e tac, tic e tac. Il barbiere era vecchio, vecchio da non sapere manco lui le centinaia d'anni che aveva e quante mai religioni di gente aveva visto. Tutti i paesani accorrevano da lui alla sua bottega per chiedere all'orologio le cose che avevano bisogno di sapere. Veniva il contadinuccio stanco e amaro che aveva bisogno dell'acqua per il tempo della semina e vedeva le porte del cielo ancora chiuse. «Dimmi, orologio, quando piove?» E l'orologio «Tic-tac, tic-tac, finché sono rosso io, l'acqua non viene, il cielo è mio. E tuonando e rituonando, se ora non piove, pioverà un altro anno». Veniva il vecchierello appoggiato al suo bastone con l'asma da non poterne più e domandava: «Orologio, orologio, nella mia lampada ce n'è assai di olio?» E l'orologio subito: «Tic tac, tic tac, dai 70 fino agli 80 brucia via l'olio alla lampa e quando gli 80 prendono il volo s'accende a stento il lucignolo solo». Veniva il giovane innamorato, tutto montato, a naso all'aria. «Dimmi, orologio, c'è nessuno che naviga più felice di me nel mondo dell'amore?» «Tic tac, tic tac. Se il regnante non ha giudizio, dal trono cade nel precipizio. Oggi fa tanta figura e domani è in sepoltura». Viene il malandrino di prima forza, il capo della camorra delle vicarie, tutto nappa e ciuffi, tutto bottoni e anelli, e dice tra i denti: «Dico a te, orologio, quanti ce n'è di potentati che la possono fare franca a questa mano? Parla, che ti si rompesse la catena!» E l'orologio, più nei denti di lui: «Tic tac, tic tac. Chi corre scalzo sulla tagliola, o prima o dopo ci lascia la suola». Poi viene il meschino, afflitto, digiuno, mezzo nudo, malato dalla testa ai piedi: «Oh, orologio, orologio, quando finiranno mai questi guai? Dimmi, per carità, questa morte quando viene?» E l'orologio al solito: «Tic tac, tic tac. Agli infelici e ai disgraziati spesso più giorni sono destinati». E così ogni sorta di gente veniva a vedere questo orologio meraviglioso e tutti ci parlavano e a tutti dava risposta. Era questo orologio che sapeva dire quanti frutti si facevano, quando veniva l'inverno e quando l'estate, a che ora faceva giorno e quando era finita la giornata, e quanti anni aveva la gente. Insomma,
Era un orologio macchina senza pari e non c'era cosa che non sapesse. Ognuno l'avrebbe voluto nella propria casa, ma nessuno lo poteva avere perché era fatato e perciò inutilmente si struggevano. Ma tutti poi, volere o non volere, di nascosto o in palese, dovevano lodare il vecchio maestro barbiere che aveva saputo fare quell'ingegnoso orologio e l'aveva fatto camminare per sempre e che nessuno poteva rompere né conservare tranne il maestro che l'aveva fatto. Hai ascoltato bene questa storia? Ora ti faccio una domanda. Secondo te, chi è il barbiere? Pensaci e scrivici le tue riflessioni. Se ti è piaciuta questa fiaba, puoi aiutarci a far conoscere questo podcast anche ai tuoi amici. E se c'è qualche fiaba che ti piacerebbe sentire, scrivici nei commenti le tue proposte. Ma adesso è il momento di salutarci. Chiudi gli occhi, rilassati. Buonanotte.